C'è una proposta depositata alla Camera, a mia prima firma, che è sul Mattarellum. Sul Mattarellum noi siamo d'accordo, perché sul Mattarellum si può riconsegnare la possibilità di scegliere i deputati ai cittadini. Io credo che questo sia assolutamente positivo. Quindi da questo punto di vista io sostengo l'apertura di Renzi sul Mattarellum. Allora, Speranza dice sostengo Renzi sul Mattarellum e Roberto Giachetti che è qui con me, benvenuto, vicepresidente della Camera, candidato ad amministrative a Roma contro Virginia Raggi e profeta da molto tempo del ritorno al Mattarellum, che fa addirittura uno sciopero della fame che noi seguimmo molto da vicino, si arrabbia come un matto. Perché? No, in realtà questa è una dichiarazione che viene dopo, ce n'era una mentre Renzi aveva appena finito di parlare. Che sostanzialmente diceva, bene, il Mattarellum è la nostra proposta, speriamo che diventi la proposta del Partito Democratico. Allora, al netto del fatto che, come le spiegavo anche privatamente a Roma, c'è una battuta che dice mi è partita la frizione, nel senso a me questa cosa mi ha mandato al manicomio. Perché? Però, ecco, diciamo, tolto, no, ma io... So che ho detto adesso. Forse, diciamo... Si fermi un attimo, facciamolo vedere cosa è successo, perché Giachetti ha detto una cosa molto dura all'assemblea del PD che ha fatto molto discutere. Sentiamolo e poi ci spiega perché. Ho cercato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo, almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarellum eri capogruppo, c'erano i vostri ministri al governo Letta, Fassina che poi se n'è andato, e avete imposto a un intero numero, state tranquilli, mamma mia, come vi agitate, e su, avete avuto un'assemblea tranquilla, adesso aspettate due minuti, no. Allora, già riuscire a far mettere a Matteo Renzi, che è un incendiario, le mani nei capelli non è male come risultato. Ci spieghi? No, dicevo, quindi la frase ovviamente poi non è nel mio stile, io normalmente mi dispiace, ho già spiegato che era una cosa che nasce dal fatto però che diciamo, non si può dare una rappresentazione di questo tipo della realtà, perché ricordavo e lei ricordava che c'è stato un momento nel quale noi avevamo la possibilità di istruire la strada per il ritorno al Mattarellum. Quando governavano il Partito Democratico, Epifani alla segreteria e Roberto Speranza capogruppo, e quindi ancora Renzi non esisteva, dicendo io insieme ad altri 70 colleghi presentammo una mozione, peraltro una mozione trasversale dove c'erano le firme di tanti altri parlamentari, che chiedeva esattamente il ritorno al Mattarellum. Come deve funzionare in una comunità democratica, politica e democratica? Sono stati riuniti gli organi, Speranza ha riunito il gruppo parlamentare alla Camera, è stata riunita la direzione ed è stato deciso che si doveva votare contro la mozione che noi avevamo sottoscritto e presentato in aula, che era la mozione che chiedeva il ritorno al Mattarellum. Disciplinatamente tutti i miei colleghi che hanno firmato quella mozione sono andati in aula e hanno votato contro. Si doveva tornare al Mattarellum. Era in un governo dove, oltre Speranza capogruppo, ci stava la minoranza attuale al governo, c'era Fassina che se n'è andato, che era viceministro, c'era... Adesso, sentire Speranza che sostiene, speriamo che il Partito Democratico faccia propria la nostra proposta, ho usato un termine inappropriato, però obiettivamente, anche perché sono quelli che quando c'era la possibilità di andare al Mattarellum hanno detto che bisognava ritornare alle preferenze. Quando poi... cosa che io ho contestato, nell'Italicum sono state inserite le preferenze, hanno detto che bisogna che fare il Mattarellum 2.0. sono loro? No, fanno parte di quella straordinaria cerchia di persone, molto larga nella politica, nella quale ogni momento in cui sei prossimo a realizzare qualcosa c'è sempre qualcos'altro da fare per fare in modo che le cose rimangano come stanno. Non a caso tutti parliamo del Porcellum, il Porcellum non l'ha corretto la politica. Il Porcellum l'ha corretto la Corte Costituzionale. Lo so bene. Senta, Renzi si è messo le mani nei capelli, non sapeva nulla, o aveva fatto il poliziotto buono e il poliziotto cattivo? No, mi dica la verità. Ma le posso garantire, assolutamente non sento Renzi da parecchio tempo, quindi assolutamente no. Però, diciamo, chi mi conosce sa, ripeto, al di là della frase, della parolaccia, però io, diciamo, tendenzialmente, anche quando ho dovuto dire a Renzi, per esempio, sulle preferenze in direzione che non ero d'accordo, nell'ultima direzione gli ho detto che non mi sentivo rappresentato né da lui né dagli altri. Speranza dice alla stampa, le parole di Giachetti, simbolo dell'arroganza del PD.
Sì, diciamo, Gotor ha detto anche che sono uno squadrista, ora l'ha detto da uno che ha fatto campagna elettorale col Casa Pound contro il referendum costituzionale, indubbiamente non ha. Io ripeto, la parola è inopportuna, per il resto non c'è nessuna arroganza, per me c'è il tratteggio di una verità. Io lì ho posto, adesso giustamente avete isolato 20 secondi, ho posto tutta un'altra serie di problemi. Non 3 mesi fa. Qualche giorno fa, subito dopo che Gentiloni è diventato Presidente del Consiglio, la minoranza ha dichiarato che avrebbe votato di volta in volta in ragione di quello che li Come convinceva o no? meno del. Ma io ho posto un problema, l'ho posto a Renzi e lo pongo a tutti noi. Una comunità politica, come può andare avanti se ciascuno ritiene, minoranza o non minoranza, che quello che si decide collettivamente non ha valore e ognuno fa come gli Devono pare? uscire, secondo lei, No. Speranza e Ho posto un Bersani dal altro problema, PD? questo non è un problema che può essere scaricato né su me né sugli altri. È un problema che, diciamo, si devono porre loro, per dignità, per etica, per moralità politica. Si può continuare a stare in un partito dove la tua funzione principale, che sia il Job Act, che sia la scuola, con tutti gli errori commessi, Job Act, la scuola, la pubblica amministrazione, la riforma elettorale, la riforma costituzionale, tu ti alzi la mattina e picchi contro la tua comunità, il tuo segretario, più di quanto fai con gli Ah, le altri? faccio una domanda diversa. Lei sarebbe contento se se ne andassero? No, io No, vorrei che ok. loro accettassero di stare dentro il partito esattamente come hanno preteso che ci stessimo noi, ovviamente contestando, ovviamente Senta, mi dica una criticando. cosa, perché è una cosa che volevo chiedere da parecchi giorni. Lei conosce molto bene Paolo Gentiloni, perché ha lavorato insieme con Rutelli. Siete fatte parte della stessa, diciamo, gruppo di persone, in politica, ma anche umanamente. Non le è sembrato strano che Gentiloni facesse questa scelta, se è stata sua, di reincludere nel governo Marilena Boschi e Luca Lotti, che sono visibilmente la longa manus di Renzi su questo governo, che invece poteva avere un'autonomia, una credibilità maggiore? Un'autonomia, non è che diciamo, Paolo Gentiloni viene da una squadra che è stata anche la maggioranza, è stato ministro degli esteri dentro il governo Renzi, quindi che questo governo avesse una continuità con il precedente governo mi sembra assolutamente scontato e peraltro nelle dichiarazioni programmatiche che ha fatto Gentiloni si parla chiaramente del completamento di cose che sono state iniziate con questo governo. Dopodiché sulle scelte personali io francamente non saprei che cosa dirle, però io non vedo francamente. In molti dicono che ci sono tre errori in questo governo: Boschi, Lotti e Alfano. Lei lo pensa? No, io penso che bisogna avere quell'incarico e decidere nelle condizioni date, condizioni che credo obiettivamente a tutti sono apparse da subito molto complicate, che grazie al lavoro che ha fatto il Presidente della Repubblica si sono semplificate e chi ha avuto un impegno, diciamo che io quello che posso dire a Paolo è che secondo me lui avrebbe meritato di poter fare il Presidente del Consiglio in un'altra condizione, che non è una condizione Aspetta, così ma dato che lei è una difficile. persona franca, mi dice una cosa, le piace Alfano, ministro degli esteri? No, diciamo io, no, Faccio peraltro, un'altra domanda, ho capito. no, 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 guardi, le dico non è un problema di Alfano, è che diciamo, secondo me il Ministero degli Esteri è un ministero molto delicato e per quanto mi riguarda l'episodio che ci fu di Alfano col caso Shalabayeva, francamente, però è molto facile parlare dopo, dopodiché le decisioni che si sono prese, io peraltro sono anche amico di Alfano, quindi non ho Senta, nulla contro torniamo un di lui. momento al Mattarellum, perché è importante. Là c'è una questione che è quella costituzionale, quindi il Mattarellum è una soluzione. Poi c'è la questione politica, no? Cioè, questo è un paese ormai che è tripolare. Il Mattarellum in qualche modo risolve il problema di un paese tripolare? Guardi, il problema del paese tripolare non lo risolverà nessuna legge elettorale, lo risolve la politica. E se noi continuiamo a pensare che i problemi che ha di fronte a sé la politica si risolvono attraverso artifici legislativi, che sia legge elettorale o altro, non ne usciremo mai. Il collegio uninominale, che è, diciamo, il cuore della riforma e del Mattarellum, ha innanzitutto un grande valore che riavvicina la politica e soprattutto gli eletti alle comunità che li devono eleggere, perché se noi ci ricordiamo il Mattarellum aveva dei collegi abbastanza piccoli nei quali i deputati e i senatori Il rapporto è avevano un rapporto diretto. diretto. Lo strazio che ha fatto anche dell'etica della politica il Porcellum è esattamente quello di completamente sottrarre il rapporto con gli elettori e affidarlo al rapporto con i segretari di partito che ti devono mettere in lista. Il collegio uninominale è un collegio dove, soprattutto quello a turno unico, vince quello che prende un voto in Lei più. non ha paura, essendo un convinto democratico, che con questo sistema del premio di maggioranza una minoranza può prendersi tutto e questo non funziona dal punto di vista Allora, democratico? guardi, a parte il fatto che col Mattarellum non ci sta il premio di maggioranza, teoricamente si potrebbe, una delle varianti che sono previste è che quel 25% Se ne consenta un parla. minimo premio di maggioranza per garantire quello.
Ma il premio di maggioranza esiste, diciamo, in tanti paesi e il problema, io non so come dire, l'Italicum prevedeva un premio di maggioranza che in origine era del 35%, cioè aveva un'asticella che per poterlo prendere dovevi superare il 35%. Poi è stato portato al 37%, poi è stato portato al 40%. Se lei va a leggere la sentenza della Corte Costituzionale che inficia il Porcellum, dice esattamente che è incostituzionale perché non c'è una soglia come esiste in tanti altri paesi, cioè con un voto in più, noi l'abbiamo preso con 50.000 voti in più mi pare, tu prendi un abnorme premio di maggioranza e ti dà un numero certo. Spropositato. Ma diciamo, la tipologia di un premio di maggioranza che è di governabilità sostanzialmente non è una cosa fuori dal mondo, è una cosa che serve a compensare il fatto allora, che diversamente siamo come nella prima Repubblica.